In principio era il buio. E poi... una grande esplosione, il Big Bang, dà origine all'infinità dello spazio, del tempo e della materia. Ogni giorno nuovi misteri vengono svelati, mostrando la magnificenza e i mortali segreti di ciò che chiamiamo universo. Appaiono dal nulla e minacciano la nostra vita. Rocce che precipitano dal cielo. Massi delle dimensioni dell'Everest che provocano distruzioni di massa. Nessuno è al sicuro dalla loro furia. Alcuni di questi invasori non sono extraterrestri, ma rifiuti cosmici costruiti dall'uomo. Mettetevi al riparo, perché studieremo meteoriti e detriti spaziali, oggetti micidiali che arrivano dallo spazio. Ore 23:39, 6 ottobre 2008. L'osservatorio astronomico di Catalina, in Arizona, individua un oggetto che non è mai stato avvistato prima. Un asteroide delle dimensioni di un SUV sfreccia verso la Terra. A più di 43.000 km all'ora. La comunità scientifica internazionale è in allarme. Questo asteroide è in rotta di collisione con noi? Era probabile che quell'oggetto potesse schiantarsi sulla Terra entro le successive 21 ore. Si fecero 500 osservazioni per cercare di calcolarne l'orbita. Al Jet Propulsion Laboratory della NASA, Steve Chisley riceve una chiamata urgente. Tutti vogliono sapere quando e dove la roccia cadrà. Quando mi mandarono i dati, corsi in ufficio. Ero eccitato e passai le ore successive a cercare di farmi un quadro del problema. C'era il 100% di possibilità di impatto. Chisley calcola che la collisione avverrà entro 13 ore, alle 5:45 circa del mattino, ora dell'Africa occidentale. Il bersaglio, il deserto nubiano in Sudan. Non ci aspettavamo che un asteroide stesse per colpire la Terra. Tantomeno potevamo prevederlo con un tempo utile a reagire e individuare il luogo dell'impatto. Mai visto niente di simile prima. Il conto alla rovescia dell'impatto comincia. Non c'è tempo per fermare questa roccia spaziale. L'allarme si diffonde via email per avvertire coloro che si trovano a terra o in volo. 5:45 del mattino. Il momento è arrivato. Un pilota civile sta volando sul Sudan. Vede una palla di fuoco colpire l'atmosfera terrestre con un'energia di circa 1000 tonnellate di tritolo. Entrando nell'atmosfera cominciò a bruciare. Ad un certo punto la tensione a cui era sottoposta per la pressione atmosferica raggiunse una tensione tale che un'esplosione era inevitabile e fu avvertita come boato sonico. A terra, 37 km più in basso, i sudanesi stanno rientrando dalla preghiera del mattino e sentono uno spaventoso fragore. La telecamera di un cellulare inquadra una palla di fuoco luminosa, seguita da misteriosi lampi di luce che segnano il cielo. La speranza degli scienziati è che l'asteroide non sia tanto pesante da penetrare completamente l'atmosfera e provocarne la distruzione. I satelliti registrano l'esplosione. Secondo i dati, non resterà alcun frammento. È chiaro che la gente si spaventa per un impatto di questo genere, ma il rischio di avere dei feriti è molto basso. Steve ha ragione. Non ci sono testimonianze di feriti o danni, poiché i detriti cadono in una zona deserta. La Terra viene risparmiata ed evita un potenziale disastro, in parte perché la regione è così sperduta, e poi perché l'impatto è contenuto. Ma la storia non finisce qui. Dicembre 2008.
L'astronomo Peter Jenniskins mette insieme un gruppo di ricerca e recupero dell'Università di Khartoum in Sudan. Lo scopo è trovare quello che è difficilmente trovabile: i frammenti dell'asteroide identificato con la sigla 2008 TC3. Avevamo un autobus pieno di studenti che non vedevano l'ora di cominciare le ricerche. Guidammo per 29 chilometri in mezzo al nulla e raggiungemmo l'area interessata. L'unica guida per i cacciatori di meteoriti è una mappa del deserto su cui è segnato un possibile percorso. In pratica, come guida per le ricerche, usarono la traiettoria da me identificata e poi proiettata sul terreno. Per prima cosa, formammo una bella fila lunga almeno 20 o 30 metri e poi cominciammo a camminare cercando qualcosa di nero. Ma individuare piccoli pezzi carbonizzati sulla roccia desertica è come cercare un ago in un pagliaio. Quando alla fine del primo giorno il sole comincia a tramontare, il gruppo è ancora a mani vuote. Ma all'improvviso uno studente si fa avanti con una roccia sospetta. Si chiama Mohamed Al-Amin. Aveva in mano una piccola roccia che era chiaramente un meteorite. Aveva una bella crosta di fusione nera. Era indubitabilmente un meteorite. Allora tutti eccitati cominciarono a gridare e cantare. Alla fine vengono recuperati 280 campioni di meteoriti, pari a 5 kg. Per gli scienziati è un grande successo. Ecco uno dei meteoriti recuperati. Non erano molto più grandi di questo. Pensiamo che l'esplosione abbia provocato un turbinio tale durante la caduta da determinarne la frammentazione ancora in volo. Il 2008 TC3 è il primo asteroide mai osservato nello spazio e poi trovato al suolo. Lo chiamano il primo campione di un asteroide in missione di rientro. È la prima volta che individuiamo qualcosa nello spazio ipotizzando un punto di caduta, confermando poi la previsione e infine raccogliendone concretamente dei pezzi. Davvero notevole. Per noi è stata un'esperienza fantastica, un'occasione eccellente per prepararci al fatto che forse in futuro dovremo affrontare un altro impatto e ben più grande. Ma la prossima volta, la Terra potrebbe non essere così fortunata. Gli scienziati ora sospettano che il 2008 TC3 faccia parte di una roccia più grande proveniente dalla cintura degli asteroidi, una regione fra Giove e Marte dove si trovano, appunto, asteroidi e comete. In questo affollato quartiere galattico, tali reliquie fossili della formazione del Sistema Solare, di tanto in tanto, collidono le une con le altre ed esplodono in frammenti più piccoli. Sono loro che possono cadere sulla Terra. In termini di velocità di impatto, un proiettile è un buon esempio di ciò che accade con gli asteroidi. Quelli della cintura collidono tra loro a circa 18.000 km all'ora. Un proiettile sparato da un fucile fuoriesce con una velocità pari a un quinto e non provoca una scalfittura, ma fa letteralmente esplodere il bersaglio. Ora prepariamoci al tiro e sistemiamo il nostro piccolo asteroide artificiale a una distanza adatta al colpo. Vediamo che cosa succede. L'impatto di questo proiettile è paragonabile a una collisione tra asteroidi. Vediamo il risultato. Ecco il classico effetto di un impatto tra asteroidi. Si tenderà ad ottenere pochi pezzi di detriti piuttosto grandi, molti di dimensioni medie e moltissimi piccoli. Sono questi frammenti ad avvicinarsi alla Terra. Essi hanno già lasciato la cintura di asteroidi, sono entrati nel sistema solare interno e a volte oltrepassano il nostro pianeta, a volte invece si schiantano su di esso. Questi oggetti vicini alla Terra hanno trasformato l'ambiente spaziale più prossimo a noi in una zona molto pericolosa.
La velocità con cui questi oggetti vagano nel sistema solare interno può essere paragonata a quella delle automobili sulle autostrade. I veicoli viaggiano ad alta velocità. Se cambiano corsia senza guardare, magari schiantandosi tra loro, si colpiscono a pari velocità, proprio come oggetti che si muovono su orbite indipendenti intorno al Sole. Ogni 200 o 300 anni, la Terra viene colpita da rocce della dimensione di un campo da football che possono distruggere intere città. Ma ogni 500.000 anni veniamo colpiti da massi della dimensione di montagne che possono provocare un disastro globale. L'atmosfera della Terra, lo strato di gas che circonda il nostro pianeta, incenerisce la maggior parte dei materiali. Ma di tanto in tanto, alcuni oggetti più pesanti riescono a passare. Non appena entrano nell'atmosfera terrestre, rallentano a causa dell'atmosfera e perdono la maggior parte della velocità con cui vi sono entrati. Durante questo frangente, appaiono come palle di fuoco. Dopo aver perso velocità, cadono sulla superficie terrestre a quella che viene chiamata la velocità terminale. Quando gli asteroidi colpiscono l'atmosfera terrestre, diventano meteore, luminose palle di fuoco nel cielo. Se raggiungono il suolo, vengono chiamate meteoriti. Nel secolo scorso, alcuni meteoriti hanno colpito case, veicoli e anche persone. Nel 1954, un meteorite di 3,5 kg si è schiantato sul tetto di una casa a Sylacauga, in Alabama, e ha colpito una donna, ferendola. Nell'ottobre del 1992, un video amatoriale riprende una palla di fuoco che sfreccia nel cielo sopra gli Stati Uniti occidentali. Il meteorite di 12 kg, alla fine, si schianta sulla parte posteriore di un'auto a Peekskill, nello stato di New York. Nel novembre del 2008, una telecamera della polizia registra la luminosa esplosione di un meteorite sopra i cieli dell'Alberta, in Canada. Il video dimostra chiaramente che questi oggetti cadono davvero dal cielo. Ma c'è qualcosa di ancora più sbalorditivo. La prova concreta di collisioni molto più grandi, che hanno causato catastrofi globali nel passato e che potrebbero innescare apocalissi del futuro. La Terra non è sempre stata un luogo ideale per gli esseri umani. Durante la sua infanzia, 3,8 miliardi di anni fa, era una zona di guerra cosmica. Durante il breve periodo chiamato tardo bombardamento pesante, milioni di detriti, residui della formazione del Sistema Solare, sono precipitati sul nostro pianeta a un ritmo 20.000 volte superiore a quello attuale. Giove e Saturno, due pianeti giganti, iniziarono la cosiddetta risonanza orbitale, ovvero per ogni singola orbita compiuta da Saturno, Giove compie due orbite complete intorno al Sole. L'instaurarsi di questo fenomeno ha dato un nuovo assetto all'intero Sistema Solare. La risonanza ha riposizionato Urano, Nettuno, Giove e Saturno spostandoli più lontano. Ma così una raffica di comete e asteroidi è entrata nel Sistema Solare interno. Sono questi corpi rocciosi che hanno contribuito a modellare il nostro pianeta bambino fino a dargli la forma che possiede oggi. Ecco le cicatrici di queste battaglie. I crateri da impatto ancora visibili sulla Terra sono solo 170. I fenomeni meteorologici, l'acqua e il movimento delle placche tettoniche hanno cancellato la maggior parte delle tracce di questa violenza cosmica. Ma la riprova del tumultuoso passato della Terra si trova sulla Luna, che si è formata nello stesso momento e non ha tettoniche a placche né altri processi di erosione che ne cancellano i segni. La Terra stessa è stata bombardata puntigliosamente, come la nostra Luna. Se si guarda la superficie della Luna e dei suoi crateri, si può immaginare la Terra scalfita e battuta ad almeno pari grado. Anzi, considerando che siamo un bersaglio molto più grande, anche di più. Contando i crateri presenti sulla Luna, gli scienziati possono dedurne il numero approssimativo delle collisioni avvenute sulla Terra.
Gli scienziati possono dedurre la dimensione e la composizione degli asteroidi che hanno colpito la Terra studiando le caratteristiche dei crateri creati. Stiamo per dimostrare tutto questo gettando alcuni pesi nella sabbia e verificare se possiamo trovare la relazione che lega il peso e le dimensioni del cratere. In base ai miei calcoli, la sabbia è stata colpita da 3 rocce di 25 cm di diametro, 5 di 15 e 11 di 5 cm. Questa tecnica di misurazione è molto simile a quella usata dagli scienziati per capire la dimensione e la frequenza delle collisioni della storia terrestre. Oggi, in alcune zone desertiche del mondo, si trovano i crateri da impatto in migliore stato di conservazione. Il Meteor Crater, vicino a Winslow, in Arizona, è uno dei più duraturi ricordi della distruzione causata dagli oggetti che provengono dallo spazio. Solo ora gli scienziati stanno comprendendo gli effetti di questi devastanti eventi. Ok, gas. Torniamo a 250.000? Il geologo Pete Schultz ha messo a punto un nuovo esperimento per simulare come appare un cratere da impatto sotto la superficie. Al Vertical Gun Range del centro di ricerca Ames della NASA, Schultz usa un cannone a gas leggero calibro 30 che spara proiettili su bersagli all'interno di una camera vuota. Oggi cercheremo di guardare all'interno di un cratere durante la sua formazione e per farlo dobbiamo usare un blocco trasparente. Poiché è trasparente, potremo osservare il formarsi del cratere dall'interno invece che dall'esterno. Questa piccola sfera simila un asteroide che sta per schiantarsi sulla Terra. Siamo nella camera dell'impatto. È qui dove accade tutto. Bombarderemo il blocco trasparente con proiettili che viaggiano a circa 6,4 km al secondo e osserveremo ciò che succede sotto il suolo quando un asteroide colpisce la superficie terrestre. Le telecamere ad alta velocità documenteranno l'impatto profondo da vari angoli. Ecco, ora prova ad alzarla un po'. Nella sala comandi, Schultz osserva i monitor con grandi attese. Voltaggio. Il cannone spara il proiettile di vetro nel blocco di acrilico. Bello! Accidenti, davvero splendido! Direi perfetto! L'esperimento è un vero successo. Accidenti! Ecco il nostro impatto. La luce simula il pennacchio di vapori, ovvero i gas bollenti con una temperatura simile a quella della superficie del Sole. E via via che si allontanano, si raffreddano. Ecco il formarsi del cratere per espulsione di materiali piroclastici. Ora vediamo cosa succede all'interno. È incredibile. Ora comincio a capire cosa abbiamo fatto. Per ora l'abbiamo fatto esplodere. Adesso potremo vedere come queste crepe si svilupperanno nel tempo. Se questo fosse un grande impatto, in certi punti le crepe si ingrandirebbero e l'intero cratere collasserebbe internamente. Gli esperimenti sugli impatti fanno luce sulle distruzioni su larga scala causate dagli asteroidi caduti dallo spazio. Un impatto non implica solo le crepe, ma anche una forte emissione di vapore che influenzerà sia la vita che l'ambiente. Se un impatto simile avvenisse sulla Terra e su larga scala, in pratica brucierebbe l'atmosfera e diffonderebbe molti detriti che, colpendo il suolo, causerebbero ancora più devastazione. Gli scienziati hanno scoperto che le collisioni dallo spazio hanno influenzato l'evoluzione della vita. Sappiamo che il flusso di meteoriti che ha colpito la Terra era molto più grande in passato rispetto ad oggi.
Un esempio ben noto è ciò che accadde 65 milioni di anni fa tra Cretaceo e Terziario. Un asteroide delle dimensioni del Monte Everest ha colpito la penisola dello Yucatán in Messico con la forza di una bomba da 100 milioni di megatoni. L'impatto ha creato un cratere sottomarino largo 160 chilometri, scoperto negli anni 80. Gli scienziati stabiliscono che l'impatto di questo asteroide ha dato avvio a molti eventi atmosferici che possono aver portato all'estinzione di massa del 75% delle specie preistoriche. L'estinzione può essere stata causata da diversi effetti, dal riscaldamento dell'atmosfera dovuto all'espulsione di materiali piroclastici che hanno scatenato grandi incendi, o dall'avvelenamento dell'atmosfera dovuto ai gas prodotti dalla vaporizzazione di asteroidi. Ma è stata questa l'ultima volta che un asteroide ha innescato un'estinzione di massa? Secondo una nuova ma controversa teoria, una roccia spaziale è responsabile della sparizione dei grandi mammiferi del Nord America durante l'era glaciale. Gli scienziati stanno studiando cos'è accaduto esattamente 13.000 anni fa. L'era glaciale sta lentamente finendo. Il continente nordamericano è abitato da grandi animali come i mammut, i mastodonti, i megateri e gli orsi dal muso corto. Ma qualcosa causa la scomparsa dai fossili di 35 gruppi delle specie maggiori. Molti pensano che sia stato l'antico popolo Clovis, una società di cacciatori e raccoglitori, a sterminare i grandi mammiferi. Ma nuove prove suggeriscono che potrebbe essere stato un oggetto proveniente dallo spazio a causare la morte dei giganti. 13.000 anni fa il clima cambiò improvvisamente, rapidamente e in modo drammatico. Un po' come se si fosse verificato un evento extraterrestre. Un grande meteorite, un asteroide o l'esplosione di una cometa nell'atmosfera. A un tratto il pianeta viene catapultato di nuovo in una piccola era glaciale. Il Nord America ritorna alle condizioni tipiche di una breve era glaciale. Può esserci quindi una connessione fra questo freddo improvviso e la sparizione dei grandi mammiferi? L'archeologo Ken Tankersley afferma di aver scovato la prova di un possibile impatto cosmico nella grotta di Sheridan, a Cary, in Ohio. È uno degli unici 12 luoghi conosciuti riferibili con sicurezza al tempo dell'estinzione del tardo Pleistocene, ovvero la fine dell'ultima era glaciale. In questa caverna profonda, Tankersley e il suo gruppo scoprono i resti carbonizzati di più di 60 specie di piante e animali di quel periodo, incluse le armi Clovis. Non ci credo. Questo è una punta d'osso Clovis. È stata prodotta con una costola enorme. Apparteneva a un grande animale, forse un mastodonte americano. La cosa più affascinante di questo campione è che la persona che lo ha prodotto ha assistito a quell'evento di 13.000 anni fa. Tankersley afferma che molte delle ossa scoperte subiscono gli effetti di una intensa combustione, che potrebbe non essere stata causata da un semplice incendio della foresta, ma, secondo lui, da un'esplosione colossale generata da una collisione. L'archeologo afferma di aver trovato la prova. Guarda un po' qui. Essa è nascosta in uno strato geologico di polvere scura, detto materasso nero, che risale a circa 12.900 anni fa. Un tipo di strato scoperto in vari punti del Nord America.
Ecco la zona scura. Vediamo se riesco a scavarla per trovare altri esempi. Ma è davvero molto resistente. In questo punto stiamo letteralmente vedendo la fine dell'ultima era glaciale. E questo strato superiore ossidato segna il momento in cui si sono estinti i mammiferi. Alcuni scienziati affermano di aver trovato le prove all'interno di questo strato di sedimenti che suggeriscono l'avvenimento di una collisione cosmica. Tra di esse vi sono piccole sfere di carbonio create da un fuoco intenso, diamanti ultraduri formati grazie a temperature e pressioni estreme, l'once d'aleite, un raro diamante a forma esagonale che si trova solo nelle meteoriti, e micrometeoriti di ferro e nickel che provengono dallo spazio. Se prendiamo un magnete e procediamo intagliando questo strato ossidato, secondo la mia ipotesi, probabilmente troveremo delle micrometeoriti. Vedi come i sedimenti aderiscono facilmente? E il magnete attira il ferro presente? Come con questo meteorite? Quindi possiamo dedurre che in questo strato sia presente un'alta concentrazione di micrometeoriti, mentre in quello superiore e in quello inferiore sono completamente assenti. Tutto questo è conseguenza dell'evento drammatico di 13.000 anni fa. Sappiamo che in tutto il Nord America esiste un sottile strato di polvere e particelle precedente alla formazione di questo materasso nero. Ciò vuol dire che è accaduto qualcosa poco prima di quell'evento che ha cambiato il clima. Ma cosa? Non lo sappiamo ancora esattamente. A oggi non è stato trovato nessun cratere da impatto. Ma una roccia dello spazio non deve necessariamente toccare il suolo per produrre devastazioni. Nel 1908, un corpo roccioso esplode nell'atmosfera 10 km sopra la regione di Tunguska, in Siberia, e rilascia un'energia pari a 5 megatoni di tritolo. Hai presente cosa succede quando prendi una bella panciata tuffandoti da un trampolino alto? Lo stesso accade a un piccolo asteroide di roccia fragile quando molto rapidamente decelera e viene frenato dall'atmosfera inferiore più densa. Subito dopo l'impatto, una forte onda d'urto e un getto d'aria bollente dal terreno si espandono inghiottendo quasi 1600 km quadrati di foresta. Secondo alcuni scienziati, uno scenario simile a questo potrebbe aver contribuito all'estinzione dei grandi mammiferi del Nord America. E una cometa, non un asteroide, potrebbe essere colpevole. Diversamente dagli asteroidi, queste palle di neve sporche contengono più ghiaccio e gas che si disgrega prima di raggiungere la superficie. Quando questa ipotetica cometa si abbatte sulla Terra ed esplode nell'atmosfera, i suoi frammenti si distribuiscono tra i materiali piroclastici che ricadono al suolo e i detriti finali sono di molti tipi diversi. Una delle conseguenze è l'intenso incendio di una vasta regione. Entro la zona dell'impatto, tutto verrebbe completamente distrutto. Tuttavia, allo stesso tempo, non ci sarebbero forti e immediate conseguenze per il resto del pianeta, ma solo entro l'area di collisione. La cosiddetta teoria della cometa di Clovis suggerisce che sono dei cambiamenti climatici profondi a portare all'estinzione dei colossi del Nord America. Comunque, al contrario di ciò che si crede comunemente, in diverse regioni del mondo, in diverse regioni del pianeta, un piccolo numero riesce a sopravvivere fino a circa il 2000 a.C. Una prova archeologica indica che i Clovis non si sono estinti del tutto per il supposto impatto. Al contrario, si sono adattati alle trasformazioni dell'ambiente. La selvaggina di grossa taglia che i Clovis cacciano scompare dal territorio ed essi devono cambiare il loro stile di caccia. Potremmo non sapere mai con certezza se una cometa, uno degli oggetti vicini alla Terra, è ciò che ha causato l'evento di Clovis. Ma l'uomo moderno riuscirebbe a sopravvivere dopo un impatto simile? In questo preciso momento, gli scienziati che studiano le meteoriti esaminano il suolo in cerca di questi messaggeri dallo spazio.
rocce spaziali che contengano indizi degli impatti del passato e segni di ciò che accadrà in futuro. Estinzioni di massa. Crateri larghi chilometri. Territori bruciati. Tutto causato da un oggetto che proviene dallo spazio. Le meteoriti violano il nostro pianeta fin dalla formazione del Sistema Solare. Ma dove si trovano queste rocce? È più facile trovare meteoriti nelle regioni desertiche come il Sahara o le distese ghiacciate dell'Antartide, dove non c'è molta vegetazione e non ci sono molte altre rocce con cui possono confondersi. Tuttavia, esse possono cadere ovunque sulla superficie della Terra con le stesse probabilità. La cosmochimica Menakshi Wadhwa ha viaggiato per il mondo alla ricerca di meteoriti. E ora soprintende alla più grande collezione universitaria del pianeta. Questa è una parte della collezione del Centro Studi sulle Meteoriti dell'Università Statale dell'Arizona. Ci sono tre diversi tipi di meteoriti: quella di pietra e ferro e quelle ricche di ferro. Ma la maggior parte di esse, di tutti e tre i tipi, hanno una certa quantità di metallo. Per questo si distinguono dalle rocce terrestri. Un altro modo per distinguerle è guardare la crosta di fusione che si forma su questi oggetti quando attraversano l'atmosfera terrestre. La maggior parte delle meteoriti recuperate ha la sua origine nella cintura di asteroidi fra Giove e Marte, ma circa 50 provengono dalla Luna e da Marte stesso. L'idea è che un grande asteroide che si schianta sulla Luna o su Marte causi l'espulsione di pezzi di crosta sia dalla Luna che da Marte. Tali pezzi ricadono poi in orbite instabili che incrociano la Terra e alla fine si dirigono sulla Terra stessa. Questo è un pezzo di meteorite lunare che crediamo provenga dalla regione di alture della Luna. In pratica sappiamo che è un meteorite lunare perché l'abbiamo comparato con campioni riportati dalle missioni Apollo della fine degli anni 60. Le meteoriti sono oggetti preziosi per la ricerca. E sebbene abbiano più volte distrutto la vita, hanno anche portato sulla Terra le componenti chimiche necessarie alla sua formazione. Questa è forse una delle meteoriti più studiate del mondo. È precipitata nel 1969 in Messico ed è interessante notare che questi granuli bianchi sono forse alcuni dei più antichi solidi che si sono formati nel nostro sistema solare 4 miliardi e mezzo di anni fa. Questi granuli bianchi, insieme alle componenti chimiche atmosferiche e ai composti organici della Terra, possono aver formato gli aminoacidi, gli elementi essenziali della vita. È probabile, quindi, che le meteoriti abbiano giocato un ruolo molto importante nella formazione e nell'evoluzione della vita sul nostro pianeta. Forse le meteoriti possono aver fornito le componenti necessarie alla nascita della vita. Ma possono anche essere fonte di grande preoccupazione quando precipitano dallo spazio. Settembre 2007. Una meteorite fiammeggiante sfreccia dal cielo e si schianta al suolo vicino alla città peruviana di Caracas, al confine con la Bolivia. I detriti si spargono in un raggio di 180 metri e la meteorite crea un cratere largo 13 metri e profondo 4. Un signore in bicicletta fu sbalzato via e un'altra persona che guardava nella direzione opposta all'improvviso si voltò e vide questa cosa strana con un grande pennacchio che atterrava. Nessuno dei residenti aveva idea di cosa fosse, a parte immaginare un'azione militare. Sai, sono molto vicini al confine con la Bolivia. Gli scienziati rassicurano i locali. È stato un meteorite e non un missile a causare il cratere da impatto. Ma immediatamente dopo l'evento, molti contadini lamentano vari disturbi. Si ammalarono in tanti, molto probabilmente a causa dello zolfo e della polvere sottile inalata.
I vapori probabilmente provenivano dal materiale che seguiva il meteorite durante la sua discesa, che si era fuso e vaporizzato durante l'attraversamento dell'atmosfera. E all'impatto ci fu un'ulteriore emissione di gas. Ma può una roccia proveniente dallo spazio rilasciare degli elementi nocivi sulla Terra? Secondo i film di fantascienza e le teorie cospiratorie, le meteoriti potrebbero diffondere sul nostro pianeta batteri letali o virus. Ma è vero? Le probabilità che questo accada sono molto, molto poche. Se una roccia raggiungesse la Terra, la vita microbica, se in qualche modo riuscisse a sopravvivere all'impatto, troverebbe un'atmosfera molto tossica. Qualunque microbo si evolve in ambiente anaerobico, in ambiente senza ossigeno, e quindi non sopravviverebbe a lungo. La possibilità che il meteorite peruviano stia ingaggiando una guerra cosmica biologica è remota. Ma se si fosse schiantato su un villaggio vicino, le conseguenze sarebbero state diverse. Sarebbe stato un po' come se qualcuno avesse disseminato la strada di bombe. Ecco il suo effetto. Si aprirebbe una voragine così grande da inghiottire molte macchine. L'impatto del meteorite peruviano, ancora una volta, illustra l'imprevedibilità di questi proiettili del cielo. Ma le rocce dello spazio non sono i soli oggetti che possono causare gravi danni. Ogni anno il nostro pianeta viene colpito da più di 200 oggetti pesanti, niente affatto extraterrestri, ma prodotti dall'uomo. Primo febbraio 2003. Lo Space Shuttle Columbia sta per concludere la sua missione quando accade un disastro. Durante il rientro nell'atmosfera terrestre, il veicolo si disintegra. I rottami cadono sul Texas, la Louisiana e l'Arkansas. I 7 membri dell'equipaggio muoiono. A causa del calore causato dal rientro, quando arriva nell'atmosfera, il Columbia si surriscalda. Alcune componenti cruciali sono in avaria e la navicella cede. I disastri delle navicelle spaziali in fase di rientro sono rari, ma i detriti spaziali no. Da quando è iniziata l'era spaziale, i razzi hanno portato migliaia di satelliti in orbita intorno al nostro pianeta. Il risultato è che abbiamo sporcato lo spazio con piattaforme usate, satelliti superati, serbatoi di carburante e bulloni o frammenti dovuti a collisioni con altri detriti. Abbandonati nello spazio, vagano sopra il nostro pianeta come un deposito di spazzatura cosmica e alla fine ricadranno sulla Terra. Ma non sappiamo né dove né quando. Gli oggetti che rientrano nell'atmosfera sono... Il vero rischio è che, rientrando, cadano addosso anche a qualche persona. 500 tonnellate di spazzatura spaziale si sono già schiantate sulla Terra. Nel 1979 lo Skylab, la prima stazione spaziale, ha sparso i suoi detriti su tutto l'Oceano Indiano e parte dell'Australia. Nel 1997 un pezzo grande come un DVD di metallo incandescente cade vicino a Tulsa, in Oklahoma, e sfiora le spalle di una donna. Non rimane ferita, però a centinaia di chilometri di distanza, questo serbatoio costruito con 260 kg di acciaio cade su una fattoria del Texas. Entrambi sono pezzi del razzo Delta II. Sono i detriti delle piattaforme di lancio in orbita ormai da oltre 9 mesi. Rientrano sulla zona nord degli Stati Uniti e del Canada. Disperdono molti frammenti e questo era il pezzo più grande. Alla Aerospace Corporation di El Segundo, in California, gli scienziati studiano i detriti spaziali per scoprire quali materiali resistono al rientro e come ridurne i rischi. Questo è il pezzo di una piattaforma che ha messo in orbita un satellite GPS trovato in Arabia Saudita. È di titanio, un materiale che fonde ad alta temperatura. Ecco perché ha resistito ed è rientrato atterrando a 240 km all'ora.
Perché gli oggetti cadono sulla Terra? La maggior parte dei detriti spaziali risiedono nell'orbita bassa, a circa 950 km sopra la superficie terrestre. Nell'aria rarefatta dello spazio, gli oggetti possono resistere per decine o centinaia di anni, poiché non vi è attrito. Ma alla fine entrano nella fase di decadimento orbitale, perdono energia a causa del minimo attrito atmosferico e la gravità della Terra li attira nell'atmosfera. I satelliti a volte ricadono subito, a volte dopo periodi molto lunghi, perché entrano di nuovo in contatto con l'atmosfera e la forza presente in crescita sul lungo periodo li strappa dall'orbita, facendoli infine precipitare verso la superficie della Terra. La maggior parte dei detriti brucia durante il rientro nell'atmosfera e si vaporizza. Alcuni pezzi sono costituiti da componenti molto resistenti, come l'acciaio inossidabile e il titanio, che riescono a sopravvivere anche a un calore molto forte. Raggiunta la fascia densa dell'atmosfera, sono in caduta libera verso il suolo. Precipitano a circa 240 km all'ora o 45 metri al secondo, quindi il problema è come rallentare qualcosa che ha velocità orbitale e portarla a quasi zero in pochissimo tempo. La comunità spaziale internazionale adesso impone nuovi requisiti di progettazione, incluso un sistema di propulsione che deve garantire un rientro controllato in acqua. In pratica, secondo la comunità internazionale, il livello di rischio accettabile per il rientro è di circa 1 su 10.000, intendendo cioè che ciascun rientro deve avere una probabilità su 10.000 di colpire qualcuno. Se si eccede questa soglia, allora bisogna garantire il rientro del pezzo in una zona sicura, come per esempio l'oceano. Ma le nuove regole non avranno nessun effetto sulle migliaia di pezzi di vecchi detriti già nello spazio. Purtroppo, numerosi oggetti già presenti nello spazio sono stati progettati quando questi requisiti non esistevano ancora. Essi quindi lentamente si dirigono verso di noi. Non si tratta quindi di uno scenario fantascientifico. Gli oggetti extraterrestri o quelli prodotti dall'uomo continueranno a cadere sulla Terra. È necessario quindi osservare i cieli per avvistare quegli oggetti che potrebbero decimare interi quartieri o, peggio, mettere fine alla nostra civiltà.